chiamo Leonardo, ho 41 anni, faccio un carrellista. Ciao, sono Dario, ho 34 anni, faccio il carrellista magazziniere. Sono Daniele, sono responsabile per quanto riguarda la sezione dei carrelli elevatori. Io, oltre a stare qua sul carrello, mi occupo anche di tutto quello che è la logistica. La maggior parte di chi è che ha fatto questo percorso, che si è trovato poi all'uso di un carrello elevatore, è partito dalla preparazione. Mi chiamo Garofalo Barbara, ho 31 anni, ma io sono in preparazione, io preparo gli ordini per i soci. Ciao, sono Emanuele, ho 27 anni, io sono diplomato in informatica, perito capotecnico, e nel contesto in cui lavoro devo dire che è un diploma che serve. Se noi guardiamo bene, abbiamo un concentrato di tecnologia, dal computer, tutta una serie di, diciamo così, di attività che il ragazzo può tenere sotto controllo lui stesso. La manutenzione stessa non è affidata a lui, però comunque gli è affidato un mezzo ed è responsabile lui dell'utilizzo di questo mezzo. E i sistemi informatici che noi abbiamo su alcuni mezzi, questo non lo prevede, ma alcuni che abbiamo in loco, hanno proprio un sistema informatico che va a indirizzare il carrellista in una determinata zona, in una determinata fila, per poter prendere il prodotto più vecchio e quindi mandarlo in spedizione, che può essere in qualsiasi parte del mondo. Questo è un palmare dove appunto mi segnala la corsia e il nome del prodotto e la quantità che devo prendere. Ho all'interno un roll e il mio carrello completo di cuffie e il sistema voice per preparare. Questi sono i miei oggetti che servono durante la giornata per lavorare. Digiterò questo codice vocalmente. Col carrello parto e mi direziono verso la mia fermata. Diciamo che la prima cosa che l'operatore può trovare difficoltà nell'utilizzo di un carrello è sicuramente la gestualità dei movimenti. Il problema più grosso di queste mezzi, che sono, sembra semplice come macchinario, ma in realtà è molto complicato guidarlo, forse più di una vettura, quindi bisogna fare molta molta attenzione. Tutti i giovani che ho avuto piacere di poter vedere all'opera sono stati sempre subito attratti da questo tipo di macchina. È un lavoro tranquillo, è semplice, però hai parecchie responsabilità, quindi o hai la testa attaccata bene al collo, perché sennò qui sopra non puoi salire. Il carrello viene, diciamo così, fornito alle varie ditte con una velocità standard. Diciamo non ti stanchi più di tanto, perché comunque rimani seduto. Sei tranquillo, non ti gestisci tu il lavoro. Alimentare prevede una tracciabilità di prodotto, cioè il consumatore deve sapere esattamente che cosa lui assume, quindi che cosa beve, che cosa mangia, tutto quanto. Ciao, mi chiamo Nicolò, ho 19 anni, lavoro qua come magazziniere e anche cassiere. Mi occupo di scaricare il camion quando arriva, portare i prodotti in corsia, nelle apposite corsie, e poi caricarli nei loro spazi. In base alla dimensione di un prodotto, a come è confezionato, alla dimensione della scatola, bisogna metterlo in un certo modo, comunque ottimizzare meglio gli spazi in modo che la presentazione venga meglio possibile. L'unico aspetto negativo, secondo me, è che magari quando ci sono tanti prodotti da caricare
se si rimane tanto tempo nella stessa corsia, magari da soli, ci si annoia un po', però comunque sempre fa parte del lavoro. Mi piace molto fare le presentazioni delle promozioni, quindi posizionare nelle cestoni o nelle varie pedane i prodotti messi in un certo modo, con un certo ordine, in modo comunque da attrarre anche di più il cliente. Questo lavoro è, come vedete, molto impegnativo a livello fisico, ma permette di spaziare su molti prodotti del mercato, permette di conoscere tantissime persone e di conoscere una realtà lavorativa in continua evoluzione. È molto divertente salire qua sopra, diciamo così, è simpatico.